No, non ci posso credere. Quindi Steph, Yuri, il parco è esploso. È stato tutto un sogno perché ho sbattuto la testa. Quindi in queste 2 settimane della vita in città mi sono sognato tutto. Ma è Gabby davvero? Ciao Gabby! Marci! Sei tornato finalmente, tutto ok? Mi fa ancora un po' male la testina di cubo. Con quello che hai combinato sei veramente un disastro, Gabby. Ma davvero, cos'è successo? La dottoressa mi ha tipo detto che ho sbattuto la testa, ma non l'ho capito ancora bene. La giostra. Sì, non ti ricordi proprio niente, niente di niente. No, ci provo, ma... niente. Te lo spiego io, non ti preoccupare. Eri praticamente sulla tua giostra che avevi appena costruito e il carrello, diciamo, ha deviato e sei caduto tutto, ti sei sfracellato per terra e sei andato in coma per un po' di tempo. Quindi sì, adesso quindi immagino siamo qua. Che siano successe un sacco di cose nella vita in città. Sono successe tantissime cose. Ha appena aperto un'edicola, peraltro. Se vuoi andiamo, te la faccio pure vedere. Ok, sì. Ok, dai, vabbè, allora andiamo. L'edicola, sì, bellissima. Bella, bella, vero? Guarda qua, pieno di però libri. Però è più bello questo McDrive qua dietro. Se vuoi andare a comprare, puoi andare qui dietro. Quindi adesso, tipo, se prendo la macchina, faccio sì. Così. Vai, e vai. Tipo, vado da questa parte. Vediamo un po' sì. Che succede. Oh, trovo Marci! Oh, ciao, guarda, ti regalo un panino, il My Selection Asiago, solo per te. Oh, aspetta, fammi provare. No, buonissimo! Guardate, ragazzi, no, mi hai fatto venire troppa fame. Ogni giorno lui praticamente dice quello che è successo o il giorno prima, la settimana prima. Ok, quindi è un po' l'informatore della vita in città, esatto. Ci tiene aggiornati. Esatto. Infatti leggo, Marci ha trovato un nuovo minerale, ha migliorato il McDonald's e ha sistemato la gigliolina. Un applauso. Grazie, grazie. Un applauso. Grazie a tutti. Lo scorso episodio è apparso un ladro dalla sua finestra. Allora, praticamente io non me ne ero accorto, ma l'hanno fatto notare tutti i fan, che stavo praticamente pagando al mio segretario e nel mentre pagavo dalla finestra passava un ladro. Cioè il ladro vecchio, te lo ricordi? Il vecchissimo ladro. Proprio lì. Lui. Sì, è quindi lui. Dovrò indagare anche su questo. Devi allora. Indagare anche su quello sicuramente. Ok. Marco ha assunto un ladro per l'IKEA. Cioè queste cose coincidono stranamente. Però va bene. Spero di no in realtà. E poi alla fine nel centro commerciale è stato avvistato un fantasma. Sì, appare di notte. Quella cosa lì, lascia stare, non, io okay. Non ne so niente. Niente vabbè. Proprio. Ragazzi, dobbiamo assolutamente indagare su tutte queste cose. Cioè veramente è molto utile per non è che sono poliziotto avere una fonte di notizie su cui potermi appoggiare per le prossime indagini. Con i tuoi servizi segreti sarà facilissimo trovare tutto, dai, non ti preoccupare. Servizi segreti? Non ti ricordi assolutamente niente? No. Tu avevi aperto i tuoi servizi segreti, li avevi chiamati GIA. C'è l'ingresso dietro la polizia. Non mi ricordo, Marci! Ma come? Non mi ricordo un cacchio! Gabby, questo è veramente... No, ma aspetta, perché vai alla polizia? È pieno di buttafuori! No, ma li hai buttati... li hai mandati via tu tempo fa, non ti ricordi nemmeno quello? No. Guarda, non c'è più nessuno. Quindi adesso è libera. È libera la tua stazione di polizia con è tornata. Oh, le mie ciambelle. Le mie bellissime colleghe. Aiuto. Mi sembra tutto abbastanza normale, no? Sì, più che normale, ma è un miracolo questo. Oh, dove sei? Marci. Vieni, dove... seguimi. Per di qua? Sì, buttati giù. Ma vieni. Che cavolo? Oh, okay. Ma ci sono i tuoi servizi segreti qua sotto, c'è la tua GIA. La tua mia cosa. GIA? Guarda che spettacolo! Aiuto, ma questo posto è magiaco! Quelle telecamere le hai messe, tu hai messo tutto tu, l'hai fatto tutto costruire io? Tu questo posto, certo! Ma non mi ricordo un cavolo! Cos'è? Se è non bellissimo! Ti ricordi, mi avevi anche chiesto di farti una base segreta, diciamo, più un bunker segreto, proprio sì? Un bello nascosto, esattamente dietro questo vault qua. Dentro, esatto. Aspetta, quindi... dei flashback. Cioè, io questa cosa me la son vista nel sogno. Vedi, allora, che c'era qualcosa. Che magari... Non è che magari ho collegato, cioè, io l'ho costruita nella realtà, questa cosa... Sì. Ma poi con la botta le immagini si sono tutte ripresentate nel sogno. Tutte le mie paure, le mie... Beh, immagino sia andata proprio così. Infatti qua c'era un tizio nel mio sogno, ma adesso non c'è più. Guarda, entra lì dietro e ti faccio vedere una cosa. Okay. Ok. Ma mi hai chiuso dentro! Sei un troll, mi fai prendere un infarto così. Va bene. Allora, Marci, se veramente ho costruito tutta sta roba, noto che manca una sezione che potremmo far espandere proprio a te. Dato esatto, che lavoro. Dimmi pure, certo. Che ne dici se qua facciamo un ufficio per la scientifica, dato che dovrei analizzare le varie cose che prendo?
Beh, guarda, io ti dico, potrei parlare anche con Marco, io lo amplio di un tre blocchi a sinistra, tre blocchi a destra e faccio una bella cosa bella grossa e esatto. Poi la faccio arredare da lui, che ne dici? Vai, ci sta, allora dovrò anche sentire Marco, magari ci parlo io. Assolutamente sì, io dopo okay. Me ne occupo e ci penso io a far tutto. Vabbè, va allora facciamo una cosa, io vado un attimo a parlare con Marco, tu fai quello che devi fare e ci ribecchiamo tra poco. Sì, faccio le mie cose, non ti preoccupare, okay. Vado. Ok, bella, a dopo. A dopo. Ok ragazzi, credo che devo andare un attimo da Mark per sentire questa storia del ladro, non l'ho ancora capita. Gabby? Dove sei? Sei tornato finalmente dall'ospedale, eccoti! Ma allora... Cosa hai combinato? Raccontami. Ho sbattuto la testa, infatti devo andare un attimo a controllare dopo, comunque... Va bene. Senti... Dimmi tutto. Io volevo sapere una cosa, perché ho letto dall'edicola una strana notizia. Hai assunto un ladro, Mark? C'è un'edicola in giro? Sì, hanno aperto un'edicola. Anche tu hai una amnesia, okay. Allora. Okay. Vabbè, ho sbattuto anche io la testa contro questo spigolo ieri. Comunque, okay. Dicevo, ho assunto un ladro. Non so. Allora, è scomparso un ladro. Ah, no, non è lui. Allora, okay. Ti dico, no, non è. Lui è il mio amico Ignazio. Ogni tanto sparisce, ricompare. Ma è un mago. Okay. Comunque, ti spiego in pratica cosa è successo. Ho fatto i colloqui per il nuovo centro commerciale. Okay. Hai saputo il centro commerciale, giusto? No. Allora facciamo una cosa, vieni con me, vieni con me. Ok. Tipo, guarda, ti faccio vedere un'altra cosa. Oh. Lo vedi? Wow, ma è un bellissimo iPhone nuovo. È un nuovo iPhone, Gabby. Allora, in pratica cosa è successo? È stato aperto questo centro commerciale qua nuovo. Ok. E ho dovuto assumere due nuovi dipendenti perché ho comprato un negozio fatto lì che è anche nel centro commerciale. Capito? Ho capito. E in pratica cosa è successo? Ho fatto i colloqui. Ne è venuto fuori che uno mi ha denunciato perché in un vecchio colloquio non l'ho assunto. Quindi non so se ti arriverà una denuncia per questa cosa, ma non so come tu possa prenderla o no, meno. No, vai, tranquillo per quello. Sì, e poi è arrivato uno di nome Sebastiano che in pratica mi fa... Io ho fatto il ladro per 10 anni e ora ho voluto cambiare vita... E mi ha chiesto di essere assunto. Ho detto vabbè, allora facciamo così, lo reintegriamo e lo assumiamo. Dovrei controllare se non ha fatto altri casini, perché se alla fine... Ma ti spiego cosa è successo. In pratica l'ho detto il giorno prossimo presentati al lavoro, mi raccomando, già visto tutto quanto di IKEA. Ma sono entrato all'IKEA e sono spariti già dei mobili. E lui mi ha detto che durante la notte li hanno rubati. No, allora è molto sospetto. Il che è molto sospetto. Però vabbè, io sono una persona buona d'animo. Ho detto vabbè, sorvolo. Sono comunque tre scatoloni, tre robe degli esterni, quindi roba inutile, non è che era troppo costosa. Vabbè, comunque se vuoi vieni con me che ti faccio comunque vedere una cosa. Comunque bellissimo sto centro. Guarda quante è robe. È pieno vuoi di negozi, assurdo. Vorrei il cellulare intanto, dato che me l'hai allora mostrato. Io ho un vecchio modello Scrauso, ne voglio uno migliore. Vieni con me. Vai. Allora, io per questo ho speso 1200, ti dico. Qua. Non è un problema, sai com'è. Allora, okay. Ci sono tre venditori diversi da quanto vedo. C'è il venditore per la Samsung, per l'Apple e per le console. Quello red mi piace un casino, quasi quasi mi prendo questo. Devi chiedere ad Andrea, perché è lui che sa che modelli ci sono disponibili al momento. Ok, vedendo. Ok, non è un problema. Ho un po' di soldi qui dentro, quindi... Quanti soldi hai, Gabby? Giusto un po'. Gabby? Tranquillo. Tipo se vedessi il mio stack. Cosa stack? ma non c'è quello rosso. Cavolo, è finito, magari mi sa. Finito, allora prendo il gold. L'ho preso. Bravo. Siamo guarda che bello iPhone, Gabby. Guardalo. Ottimo, ma ottimo. iPhone Brothers. Hai lanciato via i tuoi 52. Tu non questi hai visto niente. Questi qua serviranno per il mio debito. Arrivederci. Aspetta. Allora senti, te li do. Ma no, perché mi servono No, te li do, ma sai perché? Servono per un lavoro. Perché? Perché devi... Nella GIA, non so se hai sentito, mi ha aperto una GIA, non lo sapevo neanch'io. Ok, non so cosa sia. La GIA è un posto magico dove poliziotti fanno cose fantastiche. Ok. Tu quello che devi fare è costruirmi una zona scientifica. Troverai un passaggio segreto. Arredarmela, esatto. Ok. Quindi Marci adesso deve fare il buco, ma appena è pronto ti chiamo e ci pensi e tu. E quanto è grande questo posto, giusto per capire il prezzo che posso chiederti? Non tantissimo. Adesso devo darti le misure. Ma ti chiamo appena ce le ho con Marci. Dimmi te quanti soldi vuoi darmi. Perché comunque 5.000 ci può stare per un lavoro così. Visto che se ti arredo tutto quanto non è male, no? Sì, non è tipo tanto enorme. Dai, io ti do questo stack. Mi sento generoso. Oggi stack? Te lo puoi tenere.
Questo mezzo stack quasi. Okay, ottimo, mi piace. E l'ultima cosa che ti consiglio è là c'è un negozio di strumenti. Ok. E poi in alto c'è il mio negozio dell'IKEA. Per ora però cioè le cose che sono esposte devi chiederle a me direttamente. Non c'è problema. Va bene. Volevo chiederti un'ultima cosa. Tu hai sentito per caso parlare di un fantasma? Di un fantasma? Sì. Fantasma, no? Sì, non sai niente di un fantasma in questo centro commerciale. Sto guardando dall'alto, ma non... No. Non vedi nessun fantasma. Ma no. Giustamente dicono che appaia di notte. Questa cosa mi inquieta. Sto un attimo guardando attorno per capire meglio. Non è magari che si nasconde dentro ai negozi chiusi? Può essere? Boh, intanto sto andando al negozio di musica perché volevo anche comprarmi una pianola, dato che... Sta. Puoi provarle, eh? Poi sì. Nel caso se ti piacciono o meno... Poi... No, bellissimo! Puoi fare la intro qua. Oh, bellissimo. Oh, Marci. Voleva comprare un pianoforte anche lui. Io la batteria suono se vuoi. Aspetta. No, no, la batteria. Aiuto. Voglio suonare la mia batteria. Non posso. Vabbè, fa niente. Suono la chitarra. Non c'ho neanche soldi per come. Va bene. Addio. Vabbè, dai, bella ragazzi. È stato un piacere. Ciao, Gabbio. Ciao, dopo. Ciao, bella. Quindi, qui di notte, ogni tanto appare un fantasma. Non posso controllare nel bagno delle signore, almeno non adesso. Vabbè ragazzi, ci penseremo. Intanto volevo controllare una cosa. Volevo un attimino dare un'occhiata al mio parco giochi. Quindi se è stato tutto un sogno, il parco giochi in teoria dovrebbe essere ancora costruito. Andiamo un attimo a vedere. Guardate, c'è tutto ragazzi, c'è tutto! Anche se... Wow, ehi! Ehi ragazzi! Oh cavolo, è pieno di polizia, certo. Tranquilli, non rientro nella giostra, voglio solo un attimo andare... Beh ragazzi, come potete vedere è stato tutto finto. L'esplosione non c'è mai stata, Yuri non ha mai distrutto il parco. Oh, qua c'è una roba. Ah, ok. Credo che io sono caduto qua per qualche strana ragione, ho sbattuto la testa qui. Vedete, questo è il segno che segnava dove mi sono fatto del male. Il minecart con cui sono caduto. Oh, ok, non voglio ripensare ai brutti ricordi adesso. Guarda, hai visto il mio nuovo cellulare? Volevo mostrarti. Ho comprato un bellissimo cellulare. Guarda, ma hai comprato un iPhone XS? Sì. Ma è uscito l'11. Gabby, perché prendi i telefoni vecchi? Ma non c'era... avevano solo quello. Ah, va bene. Tu ce ne hai uno? Purtroppo no, non ho un telefono, devo essere sincero. Oh cavolo, vabbè, senti, facciamo così, Marci, siccome mi hai aiutato veramente tanto, volevo farti questo regalo, cioè ti regalo il mio telefono. Io tengo il mio vecchio. E io ho quello vecchio, scrauso. Ok, c'ho quello vecchissimo che uso sempre. Allora, facciamo così, appena uscirà l'iPhone 11, io ti riregalerò questo qua. Oppure ti regalo l'iPhone 11 direttamente, così tutti abbiamo l'iPhone 11. Che bello! Oh, grazie mille, Marci, sei fantastico. Dai, ti ringrazio, grazie mille. Grazie mille, Marci. Perfetto. Dimmi, Marci! Ti sento benissimo, perfetto. Prima, sì, lo so che sono qua vicino, però volevo provare il telefono, sì, si sente molto bene. Intanto vado in macchina, sentirai la macchina in sottofondo. Okay. E dicevo, mi sono dimenticato di dirti che c'è una ragazza misteriosa nella serie e ho bisogno che tu indaghi. Praticamente l'ho beccata in miniera e adesso è entrata nella gioielleria mentre tu penso che fosse all'IKEA. Io sono entrato, ho chiesto ad Ettore e a Giulio e nessuno dei due sapeva dirmi niente. Dimmi te. Va bene, posso farci, tranquillo, c'è il mio lavoro, quindi adesso mi metto subito all'opera. Fai così, lascia stare la roba del fantasma che tanto sarà un po' una fake news, una bufala, ecco. Lascia stare e indaga un po' sul resto, ecco. Facciamo così. Ok. Va bene, dai, io torno nella polizia. Ciao, Marci. Ciao. Ok. Ehi, Edicolante, hai per caso sentito parlare di questa ragazza qui che mi diceva Marci, ha fatto queste cose qui? Ci sono tante ragazze in questo posto, però ne ho vista una davvero bella andare verso il centro commerciale. Strano caso coincide anche questo con il fantasma. Ok. Ah, guardia di fare, lei ha visto qualcosa? Io parlo solo con il mio capo. Ok, ehi, hey, non serve essere così scortesi. A quanto pare l'unico indizio che abbiamo per sta ragazza adesso è andare al centro commerciale. Vabbè, prendiamo due piccioni con una fava.
Marci mi ha detto di... che è una leggenda metropolitana. E alla fine lo capisco. Cioè, fantasmi, ragazzi. Però mi ha incuriosito questa cosa del fantasma. E quindi volevo un attimo andare. Ora è notte, quindi magari potrebbe esserci qualcosa. Infatti lo vedo un po' tipo spento stanotte. Mi sembra un po' inquietante di notte sto centro. Non mi sembra proprio un bel posto. Però... però dai, chi lo sa? Chi lo sa? Proviamo un po' ad indagare. Allora, qua questo negozio sembra tutto a posto. Qua c'è qualche gente notturna sonnambula. Qualcuno deve averlo avvistato, però. Un fantasma. Ragazzi, è praticamente luna. Sto supermercato è aperto 24/7, ma è praticamente luna adesso. Quindi, se deve apparire, dovrebbe apparire a momenti. Oh, oh, vedo qualcosa! L'avete visto anche voi? Oh, c'è qualcosa qui. Ha lasciato un... Fidati, Gabby, lascia stare. Oh, cavolo, l'ho visto. L'ho visto, era qui. Ho visto qualcosa di bianco. C'era assolutamente un fantasma. L'abbiamo perso. No. Non ci credo. Ah, ciao, c'è Marci. Oh, ciao, Gabby. Ehi, hey, Marci, come va? Tutto bene, passavo di qua anche se è chiuso tutto. Stavo indagando un po' sulla tua ragazza e mi ho trovato questo strano foglietto che diceva fidati Gabby, lascia stare. Sì, sembra una scrittura abbastanza familiare, però non saprei dirti sinceramente di chi potrebbe essere. Però se ti dice di lasciar stare Gabby, beh, lascia stare, dai, alla fine... Magari lo sto facendo per una buona causa, non vuole che ti metta in mezzo, non lo so. Non lo so, però io potrei darlo alla scientifica a questo punto. No, ma no, no, non la... no. Marci, io devo andare, ho da fare adesso. Ascolta, ascolta. No, ormai mi sono... No, non lascia, fidati, non lascia la scientifica, perché lui poi magari scopri... Vabbè, fai quello che vuoi, dai. Vedrò, dai, intanto comunque devo fare un po' di lavori. Ci vediamo, Marci, grazie. Ciao. Ciao. Comunque, ragazzi, a questo punto Marci dovrebbe anche aver finito con la cosa della scientifica. Proviamo a chiamarlo per sapere di più. Marci, mi senti? Non ti sento molto bene. Dannazione, io ti sento bene. Aspetta, ora dovresti sentirmi meglio. Mi ok, meglio, perché mi sei sotto, ovviamente non prendo. Eccomi. Ok, perfetto. Sei? Ma sei qua? Aspetta. Ehi là. Ok, ciao. Ciao. Ho finito. Vieni a vedere. Ok, vado subito a dare un'occhiata. È molto carino, ti dico la verità. Veramente molto bello, bello, bello. Ok, non vedo diciamo l'ora. Diciamo che è stata lunga, piazzare tutti i blocchi, ma è stato interessante. Qua ne hai messo anche uno in più. ho sbagliato, scusa. Ok, arrivo. Guarda che bello. Bellina. Bello, è anche più grande di quanto pensassi, grazie mille. No, l'ho fatto bello grande, così almeno tutto a posto, ci siamo. Guarda, al momento, siccome non abbiamo ancora gli strumenti, guarda, chiudiamo una porta, metto la pianola che ho comprato prima, così almeno la scusa di fare le mie stupide canzoni qui. Possiamo fare quanto casino vogliamo, è come una stanza isolata. Ok. Mozart qui. Ciao Mozart. Vabbè, ciao. Ok. Va bene, spero che ti piaccia. No, veramente, grazie mille. Grazie mille. Ragazzi, bene. Marci è adesso andato, mi ha chiuso dentro come al solito, ma per il resto... non vedo l'ora che Mark mi sistemi il lavoro, quindi dobbiamo aspettare il prossimo episodio. E nel prossimo episodio potremo finalmente capire da chi proviene questa nota. Cioè, faremo un esame sulla calligrafia e probabilmente riusciremo a scoprire anche chi è questo fantasma. Che secondo me, non so, la ragazza, il fantasma, è tutto collegato. Me lo dicono i miei sensi di Gabby. Ma per il resto, ragazzi, io chiudo la porta e adesso, dato che da un po' che non suono, vi suono una canzone, ragazzi. Andiamo avanti così. Noi ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi.